Allora, abbiamo lavorato a due progetti diversi. Il mio è intitolato Social Green ed è un social, come si può notare dal titolo, in cui pubblichiamo sia notizie inerenti l'ambiente che consigli per una vita green. Ah, bene. E invece l'altro progetto di che parla? C'era il rappresentante dell'altro progetto per caso? Va bene, dai, andiamo avanti. È stato difficile per te realizzare il tuo progetto? Più che difficile è stato molto divertente perché l'ho realizzato con dei miei compagni e soprattutto è stato molto bello, appunto, immaginarci dei piccoli imprenditori. Ah, dai, mi piace questo spirito di squadra, mi ha incuriosito. Regia, mandiamo il video. A novembre, noi ragazzi delle terze classi abbiamo cominciato un percorso come giovani imprenditori. Ma a dire il vero, quando ci è stato presentato il progetto eravamo un po' disorientati, perché il mondo del lavoro ci sembrava ancora così lontano dalla nostra quotidianità. Questa nostra reazione è stata certamente percepita dai nostri professori, che infatti prima ancora di avviare le attività ci hanno aiutati a calarci in questa realtà per noi nuova. Ecco, l'ausilio di video o altro materiale reperito in internet ci hanno fatto comprendere prima di tutto cosa è un'impresa e poi come realizzare un'idea imprenditoriale. Essi ci hanno introdotti nel mondo aziendale ed hanno saputo stimolare la nostra fantasia e la voglia di tuffarci in questa strana dimensione che fino a quel momento ci pareva lontana. A questo punto è partita la prima fase del progetto, quella curricolare. Per prima cosa, i nostri professori ci hanno invitato a leggere dentro di noi, per far emergere i nostri interessi, le nostre attitudini e le nostre competenze, e quindi sulla base di ciò, immaginare quale tipo di semi-impresa avremmo voluto realizzare, spingendoci soprattutto a fare delle proposte innovative e che avrebbero potuto avere un riscontro sul territorio. La prima fase è stata di riflessione per noi e così è cominciata la nostra avventura di giovani simul imprenditori. Da questo momento introspettivo sono nate le nostre proposte imprenditoriali, che abbiamo discusso e presentato ai nostri compagni di classe. Dalla condivisione e dal confronto sono nati gruppi di lavoro per la progettazione dell'impresa e di tutto ciò che ruota intorno ad essa. Alcuni gruppi si sono formati spontaneamente dall'unione di ragazzi che avevano presentato delle idee simili. In altri casi, invece, l'unione è nata dall'adesione a progetti ritenuti più stimolanti del proprio. In clima di totale collaborazione, sulla base delle conoscenze pregresse e delle indicazioni fornite di volta in volta dagli insegnanti in relazione alle diverse discipline, i gruppi sono diventati operativi. E per prima cosa si sono occupati di perfezionare e descrivere i vari aspetti della loro idea imprenditoriale o simil-impresa, definendone la denominazione, il prodotto o il servizio offerto, a chi destinarlo e come venderlo e, soprattutto, in che modo renderlo originale rispetto alla concorrenza. Dopo aver definito tutti questi punti importanti, ci si è occupati di progettare l'ambiente aziendale, di prevedere le strumentazioni necessarie e quindi calcolare i costi per avviare l'attività. Ci si è poi occupati di come promuovere la sim azienda e quindi si è provveduto a realizzare messaggi pubblicitari e brochure in italiano, inglese e francese, pianificando il marketing perfetto. Per concludere questa prima fase del progetto, ogni gruppo ha realizzato un sito web per promuovere l'azienda. A questa prima fase ne sarebbe dovuta seguire una seconda, che ci avrebbe permesso di perfezionare il nostro operato con l'ausilio di un esperto, ma la pandemia ha impedito che ciò si realizzasse. Per concludere, posso dire che questa esperienza, che inizialmente ci aveva colti di sorpresa, si è invece rivelata interessante e ci ha permesso da una parte di conoscere meglio noi stessi e di comprendere quanto in ogni campo sia fondamentale lo spirito di collaborazione per la buona riuscita di un progetto. Dall'altro, di considerare che studiare non vuol dire solo imparare, ma soprattutto saper utilizzare le conoscenze in un contesto reale. Sicuramente l'iniziativa ci ha coinvolti anche perché noi siamo ragazzi di terza media e quindi siamo proprio in una fase della nostra vita in cui cominciamo a pensare al nostro futuro ed il progetto ci ha consentito di sentirci già grandi e pronti ad affacciarci al mondo del lavoro. Inizialmente eravamo un po' disorientati, ora siamo più appassionati che mai e pronti per il futuro.
Ancora complimenti a voi ragazzi della De Marini, bellissimo video. Bene, passiamo alla prossima scuola, al prossimo istituto. Giorgia Zingarelli, ci sei? Buonasera. Buonasera. Ricordiamo ai telespettatori che Giorgia Zingarelli è rappresentante della scuola Iannuzzi di Donna. Bene, ci vuoi dire qual è il vostro progetto? Qual è il titolo del vostro progetto? Sarebbe un etichettificio, consiste nel produrre etichette fatte a mano dai miei studenti.